Il progetto Europa in Circolo ha questo di bello. Comincia a raccogliere tutte le storie dei personaggi. Da questo mulezzo, da questa creazione, da questa creatura, intra in legatura cu o femeie singură, cu o femeie care povestește, cu Laura Iosa. Sì, c'è questa protagonista che si chiama Laura e possiamo andare avanti parlando di questo nome. Avviste se fac o paranteză, probabil că de asta mi-a luat Sandro Romano la editura lui, pentru că soția lui aici de față se numește Laura. Alazar, dal vuoto, da un'oscurità infinita, cresceva la testa gigantesca, una mongolfiera dagli occhi sorridenti, sottolineati da pieghe sottili. Tutte quelle tribolazioni, le sofferenze, l'innamorarsi in internet. Internetul ha insegnato un momento di rescruce per tutti. Una sorta di resistenza, un non arrendersi, un cercare di condividere le proprie frustrazioni, le proprie delusioni, cosa che poi è avvenuta perché con tutte le altre le persone che poi partecipavano a questo blog ha avuto modo di confrontarsi, anche di consolarsi, direi. Senza farci rincorrere da nessuna potenziale luminizza, ma semplicemente perché siamo in questo bellissimo ambiente del Goethe Institut. La signora luminizza faceva saettare gli occhi da destra a sinistra e avanti e indietro finché non li ha fissati su qualcuno con uno sguardo attento. Poi ha allungato la mano verso la sala, una mano che si gonfiava e si allungava come il fagiolo magico di Jack nei cartoni animati. Si è fermata più o meno a metà dell'anfiteatro, ha sollevato con due dita una studentessa le cui gambe si avvicitavano in modo disarticolato in un paio di pantaloni larghi da hip hop e l'ha portata verso la bocca che si dilatava allungandosi e allargandosi per adattarsi alle dimensioni della preda. Nel silenzio della sala ho sentito il croccare a sinistra